Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione del TG6 che apriamo con l'inchiesta denominata Rede Rationem che ruota attorno ai puntellamenti realizzati nel post-sisma. Ne guai un ex assessore comunale dell'Aquila e alcuni imprenditori e funzionari comunali. L'ex politico chiese soldi per il suo silenzio relativamente ai fatti accaduti nel 2010. Il servizio. Corruzione, direi, nell'ordine, ricatti per mantenere il silenzio. Tangenti in cambio di puntellamenti, 6 arrestati, 5 domiciliari, un obbligo di dimora, 19 indagati in totale all'Aquila nell'operazione Red Rationem. Degli uomini del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente in collaborazione con il Comando Provinciale dell'Aquila. Le indagini sono coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia. Tra i destinatari dei domiciliari c'è l'ex assessore comunale ai tempi della Giunta Tempesta, Pierluigi Tancredi, già coinvolto nell'inchiesta Doutdes riguardante presunte irregolarità negli appalti per la ricostruzione post-sisma. Gli altri arrestati domiciliari sono Maurizio e Andrea Polisini, Mauro Pellegrini e Giancarlo Di Persio, gli ultimi due titolari della Dipe Costruzione, obbligo di dimora invece per Nicola Santoro. Tra i 19 indagati anche l'ex cerimoniere del Comune dell'Aquila Daniela Sibilla, l'ex dirigente comunale Mario Di Gregorio, il funzionario Carlo Cafaggi, l'ingegner Roberto Arduini. Perquisizioni anche a San Demetrio, nell'abitazione di un imprenditore di Teramo e anche all'Aquila, nelle sedi della sua società. Nel mirino degli inquirenti una serie di vicende di corruzione legate alla ricostruzione, in particolar modo sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, i puntellamenti affidati dopo l'ottenimento di presunte tangenti. Nella vicenda vi sarebbero ricatti ed estorsioni, in particolar modo il politico chiedeva soldi per il suo silenzio riguardo ai fatti del 2010, altrimenti, così minacciava, avrebbe detto tutto alla magistratura. Le indagini, ha ricordato anche il procuratore Fausto Cardella, affiancato dalla dottoressa Picardi, sono state svolte dall'ufficiale dei carabinieri Sergio Di Caprio, meglio conosciuto come Ultimo, l'ufficiale dei carabinieri che, ricorderete, arrestò Totò Riina. C'è stata una rilettura di un'inchiesta che già c'era? Questa è stata proprio la partenza, è stata esattamente la rilettura di un dato, parliamoci chiaro, è stata la rilettura di una conversazione intercettata che sul momento non era stato possibile decrittare nel completo significato. È stata prima sviluppata e poi riscontrata con le indagini sul campo tecniche e ha portato ai risultati di questo procedimento. Gli appalti riguardano puntellamenti in centro, 3 le zone in questione, puntellamenti fatti nel 2010, ma con gli ultimi pagamenti arrivati a novembre 2011. I giunti pagati dallo Stato erano di più di quelli effettivamente utilizzati. C'è anche il reato in un caso di abuso d'ufficio per i titolari dell'azienda Dipe in merito al secondo appalto per il Palazzo della Prefettura. Ora andiamo a Teramo, dove un noto medico è indagato per concussione, avrebbe chiesto 5.000 euro per un'operazione all'interno di una struttura ospedaliera pubblica. Elisa Leuzzo. Indagato per concussione Vito Ciampini, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Giulianova. Il medico avrebbe preteso 5.000 euro da un paziente per far eseguire, presso la struttura ospedaliera di Teramo, un intervento al cuore. Tutto sarebbe partito dalla denuncia di un cittadino straniero che ha dichiarato di essere stato costretto dal primario a versare 5.000 euro in contanti, nonché a pagare la consumazione di una cena presso un ristorante di San Benedetto in favore di Ciampini e di altre 5 persone, al fine di garantire l'esecuzione di un'operazione chirurgica a favore del padre presso una struttura ospedaliera pubblica. I fatti risalgono al 2013. Il ragazzo rivela di essersi recato dal dottor Ciampini dopo aver saputo che il padre, colpito da un infarto, doveva essere sottoposto ad intervento di bypass coronarico. In quella occasione, il ragazzo, dopo aver esposto al medico i problemi del padre, avrebbe ricevuto dallo stesso la richiesta di 5.000 euro in contanti, con la promessa di far operare il padre nel giro di 2 settimane presso l'ospedale civile di Teramo. Soldi che sarebbero stati consegnati 2 giorni dopo, il primo incontro, nello studio professionale del primario in Sant'Egidio alla Vibrata. Il dottor Vito Ciampini, per la ipotizzata condotta illecita, avrebbe quindi abusato della sua qualità di pubblico ufficiale e della sua posizione di primario del reparto di cardiologia dell'ospedale civile di Giulianova.
e ora indagato per concussione ed è stato nei giorni scorsi destinatario di un decreto di perquisizione eseguito dalla Guardia di Finanza di Teramo su disposizione dei PM presso l'abitazione privata, nello studio professionale di Sant'Egidio alla Vibrata e nello studio privato all'interno dell'ospedale civile di Giulianova, con conseguente sequestro di documenti contabili, agende, personal computer, pendrive, tablet e smartphone. Un vigile del fuoco e un trentenne di Pescara sono finiti ai domiciliari con le accuse di spaccio ed estorsione. Alcuni genitori dei minorenni che non riuscivano a saldare i debiti dei figli avevano addirittura aperto un finanziamento. Renzetti. Dottor Muriana, avete arrestato due persone, tra l'altro una ancora latitante, che spacciavano droga a minorenni. In un caso una madre, per pagare i debiti del figlio, si è addirittura deciso di prostituirsi. Sì, questa indagine ha fatto luce su uno spaccato inquietante, nel senso che ragazzi giovanissimi che si sono accostati al mondo della droga hanno poi accumulato debiti con i loro spacciatori e, non riuscendo più a fare fronte a queste situazioni, si sono rivolti alle loro famiglie. Di fronte alle difficoltà dei ragazzi ci sono genitori che hanno acceso dei finanziamenti per pagare i loro debiti e c'è stato il caso limite di una madre che si è prostituita pur di guadagnare il denaro necessario. In altri casi alcuni genitori avevano addirittura aperto un finanziamento per saldare i debiti. Sì, sì, dei veri e propri finanziamenti con delle rate piuttosto onerose. Addirittura in un altro caso un ragazzo è riparato all'estero, dove tuttora si trova, perché ha paura a fare rientro in Italia. I due indagati sono tra l'altro degli insospettabili. Sì, insospettabili perché sono tutti e due incensurati, uno peraltro è un vigile del fuoco, quindi questo la dice lunga su quanto sia trasversale il fenomeno della droga, sia sul fronte del consumo che dello spaccio. Ora apriamo la pagina della cronaca. Il cadavere di un uomo è stato notato galleggiare in acqua questa mattina verso le 7:30 da un bagnante che passeggiava lungo l'arenile nei pressi della Torre del Cerrano. Il corpo era circa una cinquantina di metri dalla riva e sul posto sono giunti il personale del 118, gli agenti del commissariato di polizia di Atri, oltre alla polizia municipale di Silvi. La vittima si chiamava Renato Tarozzi, ottantenne bolognese, in vacanza con la moglie a Pineto. Stando alle prime ipotesi, l'uomo, che indossava solo un costume da bagno, una bandana in testa, molto probabilmente ha accusato un malore mentre correva, finendo in acqua. Proseguiamo la pagina di cronaca. Un 64enne di Pescara è stato trovato morto nella sua abitazione in via Cesano. Il decesso, secondo un primo esame del medico legale, sarebbe dovuto a cause naturali e risalirebbe a non meno di 5 giorni fa. L'uomo, un ex postino in pensione che viveva da solo, soffriva di alcune patologie e non è escluso che tra le cause vi sia anche il grande caldo delle ultime settimane. Sono stati alcuni vicini di casa richiamati dal forte odore a lanciare l'allarme al 115 alla municipale. Gli agenti sono entrati nell'appartamento al sesto piano da una finestra con il supporto dei vigili del fuoco e hanno rinvenuto il cadavere. Sul posto c'era anche il 118. Il corpo non ha mostrato segni di violenza e in casa non sono state trovate tracce di effrazione. L'ultimo contatto che il 64enne ha avuto con i familiari risale allo scorso 15 luglio, quando aveva sentito telefonicamente il fratello. Il PM è Andrea Papalia ed è stato disposto che non verrà eseguita l'autopsia sul corpo. Ancora cronaca, un 58enne originario di Manfredonia e residente a San Giovanni Rotondo è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara a causa di un probabile colpo di calore. L'uomo ieri pomeriggio aveva avvertito un malore durante la gara ciclistica Fonda Gelini Group a Pianella. Caduto a terra, il 58enne è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Ricoverato in coma e rianimazione per sospetta ipertermia, è morto nella notte. La salma si trova in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Del caso si sono interessati i carabinieri della stazione di Pianella e della compagnia di Pescara. Ora la politica. La Presidenza del Consiglio ha destinato 54 milioni di euro per la messa in sicurezza dell'infrastruttura idraulico-fluviale del fiume Pescara, per la costruzione di vasche e per l'acquisizione delle acque in eccesso. Il servizio. Ammonta a 54 milioni di euro il finanziamento dell'intervento di riduzione del rischio idraulico del fiume Pescara. Si tratta di fondi che Palazzo Chigi ha assegnato alla Regione Abruzzo per la messa in sicurezza dell'infrastruttura idraulico-fluviale a Terno Pescara, affinché vengano realizzate 3 casse di espansione composte a loro volta da 5 bacini di laminazione. Lo ha reso noto questa mattina a Pescara il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso. Mai si è visto lavorare un'entrata
ente pubblico come ha lavorato Regione Abruzzo in questi 13 mesi per mettere in sicurezza il suolo, il sottosuolo, le prospicienze anche idriche e idrauliche. Questo significa farsi carico del governo del territorio, fare norme che inibiscano l'attività edificatoria come si è fatto in maniera selvaggia nel passato e soprattutto fare opere di contenimento, opere di presidio, opere di mitigazione. Noi su questo abbiamo davvero lavorato come i primi in Italia, tant'è che Palazzo Chigi ci ha dato il più importante finanziamento, 54 milioni di euro per 7 casse di espansione. E noi finalmente abbiamo messo in sicurezza il fiume Aterno Pescara, un fiume che per via della cattiva gestione ad opera dell'uomo tante volte ha reagito e ha offeso le proprietà degli uomini. 24 mesi per vedere le tute degli operai sporcarsi di cemento, non solo l'appalto, la cantierizzazione, ma anche l'inizio materiale dei lavori. Io sono affascinato quando i fogli di carta con i finanziamenti e i progetti danno luogo all'impiego degli uomini. Quello che io dico, sporcarsi le tute degli operai di cemento. Non si procederà più né a espropri né a acquisti indiscriminati di terreni, perché basta il regime anche della servitù, cioè un diritto di utilizzo alla bisogna. È andato in scena ieri sera a Teramo con lo spettacolo Sogno, son desto Massimo Ranieri, che ha proposto i suoi più grandi successi e non solo, il tutto a favore dell'AIL, il servizio. Grande successo ieri sera a Teramo per il concerto di Massimo Ranieri, in scena a Piazza Martiri della Libertà con lo spettacolo Sogno e Son Desto. L'artista napoletano ha proposto i suoi più grandi successi, da Perdere l'amore a Se bruciasse la città, da Erba di casa mia a Rose rosse. L'amore non si muore e non mi sa spiegare. Perché non io per te, da quando ti ho lasciato, sarà perché non mi ha. Respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino, sentirlo vicino. Oh, 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 cosa te io vorrei? Anche il suo piacerei per rivedere te. Ma c'è stato anche spazio per il repertorio della canzone napoletana. Caduto tra voi, la gente ci guardava, dissi signor scendi, e ma piglia in taxi, a 20 lire all'ora, e a frido ce li etto, ma io sono quasi signor. Massimo Ranieri ha reso omaggio anche ai più celebri cantautori italiani. Nino Cavi fin dal primo momento, allenatore sembrava un vento, allora mise il cuore tra le scarpe e corse più veloce del vento. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra. Un omaggio anche alla poetessa Alda Merini. Io canto ora per te le mie canzoni d'amore. Ciao Alda. Massimo Ranieri con il suo show Sogno e Son Desto ieri sera a Teramo è andato in scena a favore della manifestazione Musica per l'AIL. Parte del ricavato infatti andrà in beneficenza all'associazione. Dopo il grande successo della Notte Bianca il 31 luglio nel capoluogo adriatico si terrà Pescara di Notte in collaborazione tra Comune, Camera di Commercio e Confesercenti il servizio. Raffaele Fava, presidente provinciale di Confesercenti, oggi sì. Presentate un altro evento dedicato allo shopping a Pescara di Notte dopo la Notte Bianca. È il terzo anno che presentiamo questa manifestazione, contiamo di bissare il successo dello scorso anno con oltre 70.000 presenze, con i commercianti che hanno fatto degli ottimi affari. La città ha vissuto veramente una notte particolare e splendida. E nel concreto come si svolgerà e quali saranno i punti salienti?
La manifestazione si svolgerà nel Quadrilatero del centro di Pescara. Quest'anno abbiamo prolungato con via Cesare Battisti, piazza Muzzi e via Gobetti. Praticamente i commercianti si autofinanziano, fanno tanti piccoli eventi nella città e creano un camminamento continuo con eventi diversi nel Quadrilatero pedonale. Avete messo a disposizione dei cittadini, di quanti vorranno venire a seguire questa manifestazione, anche dei bus navetta? Abbiamo messo a disposizione un bus navetta che dal porto turistico, dove c'è un parcheggio ampio e comodo, porteranno tutti i turisti e le persone che vorranno soffrire alla stazione centrale di Pescara e quindi in centro per farsi una passeggiata nel Quadrilatero pedonale. La Fondazione Aria presenta Silenzio per favore, una rassegna dedicata alla videoarte. L'appuntamento è previsto per domani all'interno dello Slow Art di Ripattoni in Arte. Il servizio. All'interno di Ripattoni in Arte, questo format al via Silenzio per favore, la rassegna dedicata alla videoarte, un progetto di Fondazione Aria. Sì, questo è per promuovere l'arte contemporanea in Abruzzo, rivalutando il territorio. Il progetto è una piccola mostra in valigia, io la chiamo, perché è tutto raccolto in un unico DVD, stesso identico DVD per tutti i comuni. Ho scelto 6 comuni rappresentativi delle bellezze, per rappresentare l'Abruzzo, delle bellezze e delle qualità che noi abbiamo. Per questo il Ripattoni, che è il borgo, o il castello di Rocca Scalegna, o San Vito Mare, oppure Pesco Costanzo, oppure il museo laboratorio a Città Sant'Angelo, oppure il centro, uno spazio aperto a Pescara, il centro storico di Pescara. E in questi luoghi vengono proiettati un unico DVD con all'interno 10 video, video arte, e poi un giorno per ciascuno, per i rispettivi luoghi, ci sarà l'incontro sul territorio con la gente, con chi fa arte, chi opera nell'ambito culturale e la popolazione, tutto accompagnato per far comunione da cibo e musica, che sono il legame e il legante per il popolo, la gente qualsiasi che magari non sarebbe andata mai a vedere una mostra e tantomeno una mostra di arte contemporanea. A Floriano di Campli torna la quarta sagra del timballo Teramano. Vediamo. Torna a Floriano di Campli la quarta sagra del timballo Teramano e dei prodotti tipici, con l'organizzazione della Proloco di Floriano in collaborazione con il Comune di Campli e dell'Associazione Floriano Futura. Per il quarto anno consecutivo questa sagra si rinnova, diciamo che è una sagra a carattere sia provinciale che regionale, perché forse è una delle poche sagre che presentano un prodotto che... prodotto antico dalle nostre nonne. Il timballo è quello che fa il piatto base principale, poi abbiamo come secondo piatto le pennette alla norcina, poi abbiamo assortimento di carni, carne arrosto di maiale, arrosto di vitella, e poi facciamo le salsicce, gli spiedini, le olive alla scolana, formaggio fritto, patatine fritte, quindi diciamo abbondanza da scegliere in tutte le salse. Quest'anno, in collaborazione con il GAL Leader Teramano, è previsto il 2 agosto un vero e proprio evento nell'evento Leader Village Floriano, con uno show cooking tematico tutto da gustare con grandi protagonisti, il timballo e la pizza dolce della tradizione. Il 2 agosto ci sarà praticamente questo show cooking di uno chef locale che appunto rielaborerà questo piatto tipico locale, che è il timballo e la pizza dolce. Quindi ci saranno una serie di iniziative, arriveranno dei turisti prelevati dalla costa che praticamente gli faremo visitare i nostri monumenti più importanti a Campli e poi logicamente faranno questa degustazione di prodotti tipici. Poi ci sarà una rassegna di trattori storici e quindi diciamo che questo evento già molto importante quest'anno sarà arricchito da questa rassegna enogastronomica. Ora apriamo la pagina dello sport. Dopo l'amichevole di Cingoli vinta 4-0 sulla Recanatese, il tecnico Massimo Oddo ha espresso soddisfazione per il lavoro fin qui svolto dal gruppo e parla del modulo sperimentato, il 4-3-1-2, e chiede alla società un ulteriore tassello per completare il centrocampo. Vediamo. Qualcosina, qualche idea di gioco si è incominciata a vedere, nonostante poi insomma è da poco che lavoriamo, quindi ci vuole anche un pochino di tempo, soprattutto
con questo tipo di modulo che credo che sia uno dei più complessi da adottare, e ci vuole un attimino di tempo, ma siamo sulla strada sicuramente giusta. Noi abbiamo preso Valotti per fare quel ruolo, lui è un giocatore che sa fare anche la mezzala e sicuramente si può adattare bene a fare anche la mezzala, come l'ha dimostrato oggi, ma lui per me è il giocatore che interpreta meglio in questo momento quel ruolo, che ha quel tipo di caratteristiche. Oggi per esigenze di numero e di ruoli l'ho fatto giocare lì, se no insomma uno fra Esposito, Mitrizza, questi qui sarebbero dovuti rimanere fuori, quindi lui è capace di fare sia la mezzala che il trequartista, però insomma nella mia testa c'è quello inizialmente quantomeno di utilizzarlo in quel ruolo. C'è bisogno di una mezzala destra, perché in quel ruolo non che non li abbiamo, ma insomma per il tipo di gioco che vogliamo fare sicuramente abbiamo bisogno di un centrocampista con caratteristiche un po' diverse, un po' come quelle di Valotti, che sicuramente può fare. Cioè di inserimento? Sì, di inserimento, di gamba, perché noi abbiamo secondo me tutti bravissimi centrocampisti da Selasi a Torreira, a Memusciai, tutti Mandragora, tutti questi ragazzi che però hanno caratteristiche di palleggiatori, bravi tecnicamente, ma non con questa gamba da inserimento, insomma, e quindi serve un certo tipo di giocatore. È ufficiale, il Teramo ha sospeso la posizione del DS Marcello Di Giuseppe, che nelle prossime settimane non opererà per conto della società, pur restandone un dipendente. Intanto l'ex tecnico del Savona, Ninni Corda, conferma di essere stato coinvolto nel tentativo di combina. Andrea Costantini. La Teramo Calcio sospende la posizione del direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. La decisione è maturata la scorsa settimana dopo la notifica di chiusura delle indagini da parte della Procura federale e che era trapelata tra sabato sera e domenica, è stata ufficializzata nelle prime ore del pomeriggio da uno scarno comunicato. Posizione congelata dunque e non risoluzione del contratto. Marcello Di Giuseppe resta un dirigente stipendiato dal Teramo anche a seguito del rinnovo contrattuale firmato ai primi di giugno per 3 anni, ma non potrà operare per conto della società, sul mercato e non, verosimilmente finché non ci saranno ulteriori sviluppi sull'inchiesta per la presunta combine di Savona Teramo. Una volta giunti i deferimenti, il DS dovrà rispondere di illecito sportivo ed il suo nome appare più volte nell'informativa della mobile di Catanzaro a seguito delle varie intercettazioni dei colloqui telefonici con l'ex dirigente aquilano Ercole Di Nicola. Una mossa pensata in società, in vista del procedimento sportivo, per smarcarsi da eventuali responsabilità che dovessero emergere a carico del direttore sportivo, che resta comunque figura cardine dell'ascesa del Teramo di questi 4 anni. Sul comportamento di Di Giuseppe pende la responsabilità oggettiva del club, che sarebbe male minore rispetto a quella diretta, che ricade invece sulla testa del presidente Luciano Campitelli. Intanto filtrano dettagli sulle dichiarazioni fatte mettere a verbale nell'audizione dello scorso 9 luglio da Ninni Corda, ex allenatore di Savona e Barletta, indagato dalla Procura di Catanzaro per Savona Teramo. Corda ha dichiarato agli uomini della Procura federale di aver incontrato Di Giuseppe e Di Nicola a cena a Bisceglie il 29 aprile e dai due dirigenti ha appreso che il Teramo sarebbe stato disposto a mettere sul piatto 70.000 euro per combinare la partita e una parte di tale cifra l'avrebbe potuta gestire lui per ripartirla con i giocatori che il tecnico avrebbe contattato. Ma Corda ha rifiutato di prestarsi ad alterare la partita. Tra fine maggio e inizio giugno, Corda ha poi incontrato alla Spezia l'ex consulente savonese Barghigiani e quest'ultimo, tra le altre cose, ha riferito che la combina era andata a buon fine e che una parte dei soldi era finita nelle tasche del presidente dei Liguri, Delle Piane. Un passaggio questo funzionale alla contestazione della responsabilità diretta per l'ex patron del Savona. Giova peraltro ricordare come i rapporti tra Corda e Delle Piane siano tesi. L'ex tecnico diceva di vantare crediti dal patron savonese. Delle Piane a sua volta, con un esposto alla Procura federale, fece scattare l'inchiesta a carico di Corda per illecito sportivo in riferimento alla partita Savona-Spal dello scorso 6 settembre. Corda è stato condannato in primo grado a 3 anni, qualifica ridotta in secondo grado ad un solo anno lo scorso 16 luglio, proprio una settimana dopo la suddetta audizione. In quella sede l'allenatore sardo ha peraltro affermato di non aver mai incontrato e visto né di conoscere il patron teramano Campitelli. Un altro piccolo assist involontario al Teramo lo ha fornito l'ex consulente Rico Cenicola,
nell'audizione del 15 luglio. Cenicola ha dichiarato che il 2 maggio, prima della partita, era con l'altro ex consulente Barghigiani. Fermatisi ad un bar nei pressi dello svincolo autostradale di Albissola, Cenicola ha riferito che da un SUV è sceso il DS di Giuseppe. Su quel SUV c'erano altre persone che non sono scese e non hanno avuto contatti con Barghigiani. Dopo la gara, l'incontro Barghigiani-Di Giuseppe è stato replicato nel medesimo posto. In questo caso Cenicola, rimasto a 20 metri di distanza, non ricorda il modello di auto da dove è sceso il DS Teramano, né se vi fossero altre persone. Sempre il 15 luglio, in audizione, il difensore Fabio Eguelfi ha dichiarato che nella sua militanza di 5 mesi al Savona ha visto qualche volta in tribuna Barghigiani, ma mai negli spogliatoi o durante gli allenamenti, e comunque era odiato dai compagni, specie i senatori. Il nome di Barghigiani era sempre accompagnato da un epiteto denigratorio. La prima esperienza in B con il Grosseto non è stata positiva. Dopo 2 anni molto positivi in Lega Pro a Catanzaro, il difensore Michele Rigione approda al Teramo con l'obiettivo di consacrarsi anche in cadetteria. Vediamo. Rigione è uno dei volti nuovi del Teramo, un pilastro per la difesa, aperto un'annata particolarmente importante perché hai già avuto le tue esperienze in B, ma questo è un anno che ti deve sostanzialmente consacrare. Sì, sicuramente vengo qua con tanto entusiasmo e voglia di far bene, ho fatto qualche esperienza in B, ma purtroppo per varie circostanze non l'ho potuta vivere al pieno, visto che ero fuori rosa. Vengo qua con tanta voglia e entusiasmo. Ecco, tu hai un trascorso importante a livello di settore giovanile, Chievo e Inter, poi sei reduce da 2 stagioni a Catanzaro molto proficue. Sì, sicuramente ho fatto un percorso importante, però diciamo che mi manca far bene in B e ripeto, vengo qua con tanto entusiasmo, con la speranza di far molto bene. Quali sono le tue caratteristiche? Ma questo spero di farlo vedere, non mi piace tanto parlare delle mie caratteristiche, spero, ripeto, di far bene e sicuramente di dare tante soddisfazioni ai tifosi del Teramo. Del gruppo che è stato finora assemblato, ma che comunque andrà completato, quali giocatori conosci già? Sinceramente nessuno, però ho già visto tutti i bravi ragazzi, conoscevo Nicola Fiore che mi ha parlato benissimo, però di questo gruppo pochissimo insomma. Insomma, grande carica, vi facciamo un in bocca al lupo per questa stagione. Crepi, grazie. Il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, continua a essere uno dei principali obiettivi del mercato della Virtus Lanciano e intanto, dopo diversi anni di prestiti in Lega Pro, il difensore Nicolas Di Filippo spera di avere finalmente un'opportunità concreta per misurarsi in Serie B. Vediamo. È sempre Alessio Cragno la prima scelta della Virtus Lanciano per il ruolo di portiere. L'ex bresciano, ora al Cagliari, è l'estremo difensore individuato dal DS Luca Leone per raccogliere l'eredità dei vari Leali, Sepe e Nicolas. La società isolana aspetta di reperire sul mercato un portiere da mettere alle spalle di Storari prima di girare Cragno alla Virtus. Per il centrocampo si è fatto il nome del laziale Luca Crecco, già accostato al Pescara nelle settimane precedenti. Affare difficile, più concrete sono le possibilità di arrivare a Matteo Ricci della Roma, lo scorso anno in Lega Pro a Pistoia, o ad Alberto Grassi dell'Atalanta. Il DS Leone, dopo le firme di Padovan, Lanini e Iemmello, punta a completare l'attacco. In lista ci sono Davide Marsura dell'Udinese e Luca Forte, svincolato a causa delle problematiche societarie del Varese. Intanto l'amichevole vinta sul Latina per 2-1 è stata la giusta vetrina per il match winner Nicolas Di Filippo. Dopo 2 anni a Chieti e 1 a Melfi, sempre in Lega Pro, il difensore sogna una opportunità in Serie B. Sì, questo diciamo che è il mio sogno, stare qui vicino casa e giocare nel Lanciano, che è la società che tra virgolette mi ha scoperto e mi ha lanciato. Quindi niente, anche quest'anno farò il mio meglio nel ritiro e spero di potermi giocare una carta in Serie B. Sono state 2 partite molto positive, ma d'altronde anche negli altri ritiri diciamo, sono stato abituato a confrontarmi con loro. E i ritmi sono sicuramente diversi da quelli della C, però credo che standoci più tempo e allenandomi con loro, piano piano si accorcerà questa distanza che ho io tra la C e la B e spero di riuscire a stare al loro livello quest'anno. Il TG6 finisce qui, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani alle ore 14. Buona serata.